La sconfitta di Verona è utile perché Ranieri si accorge che la rimonta ha tolto ossigeno a gente come De Sena, Cigarini, il motore del centrocampo turbo emiliano. Mini turnover con Grella vicino a Parravicini e con Muslimovic e Gasbarroni sulle fasce a rifornire gli inamovibili Budan e Rossi. Gravi assenze invece nel Messina. In difesa mancano Giuliano, Zorò e Rea. E il primo brivido per i messinesi arriva dopo 17 minuti quando sbuca dal mucchio la testa di Couto che centra il palo. Il pubblico di casa pensa a un pomeriggio di mala sorte, ma Candelà al 23esimo centra l'arbitro Gava, Muslimovic serve Budan, a sua volta innesca Rossi che entra in area, guarda il secondo palo ma calcia sul primo e sblocca il risultato. 1-0 per il Parma e gioia incontenibile per il folletto del Manchester United. Gli inglesi lo porteranno con loro in tournée in Giappone. La difesa giallorossa è ben piazzata, forse inchiodata. Gasbarroni non sembra vero di non avere nessuno addosso e allora serve Muslimovic che carica il destro e firma il 2-0 al 29esimo minuto, secondo gol in campionato per il bosniaco, ex della partita, e pensate che lui ha firmato con una doppietta l'ultimo successo in trasferta del Messina, qualcosa che risale al paleolitico, 16 mesi fa. Passano due minuti e il Parma sbrana ancora gli ospiti. Budan incontenibile entra in area, guarda in mezzo, arriva Rossi ed è 3-0, sempre sotto la curva gialloblu. Nono gol in 17 presenze, davvero una media ottima per il giocatore di proprietà, come detto, del Manchester United. Seconda doppietta per lui in campionato. Per Morello Budan è un incubo anche due minuti dopo, quando addirittura di tacco serve Muslimovic, ovviamente tutto solo, entra in area, concede la possibilità a Gasbarroni di firmare il quarto gol. Risultato impietoso dopo 32 minuti di gioco per i siciliani, travolti da un Parma motivatissimo, sconvolto invece Bolchi in panchina. Nella ripresa Ranieri lavora di prospettiva fuori in mezzo a un'ovazione scontata a Rossi perché diffidato, e l'unico sussulto arriva al 42esimo quando Riganò va in gol per la sua 15esima volta in questo campionato, ma ovviamente non esulta per la prestazione disastrosa della squadra. Gli emiliani schizzano a quota 38 staccando i due punti la coppia Chievo-Regina, domenica trasferta all'Olimpico con la Lazio già in Champions, ma decisiva sarà l'ultima giornata quando Altardini arriverà all'Empoli e potrebbe cercare punti UEFA. Sembra aver funzionato il progetto Ghirardi, idolo della tifoseria. Giovedì è andato in tilt il sito internet ufficiale del club, più di 700 mail per il suo 32esimo compleanno. L'uomo che ha ridato un progetto al Parma, l'opposto di Franza, che sostiene che 7 gruppi vogliono acquisire il Messina, da oggi svalutato alla voce parco giocatori, incapaci persino di raggiungere l'obiettivo della dignità.